Buon pomeriggio dalla redazione di Live e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che in primo piano vede la cronaca e la notizia che ha tenuto con il fiato sospeso praticamente per tutto il pomeriggio di ieri il comune bresciano di Orzinuovi. Andiamo a leggerla insieme sul nostro giornale online www.livebrescia.tv. L'allarme bomba e fortunatamente, proprio il caso di dirlo, c'è stato il lieto fine. Ore di tensione nel pomeriggio di ieri ad Orzinuovi per un allarme bomba che ha tenuto con il fiato sospeso gli abitanti del paese della provincia bresciana. Dopo diverse ore lieto fine con gli artificieri giunti da Milano che sono riusciti a disinnescare l'ordigno, o meglio alcune fonti stampa questa mattina parlano addirittura di due bombe artigianali. Stando alle ricostruzioni pare che un quarantenne paziente del centro psicosociale di Orzinuovi sarebbe andato attorno alle 14 dal proprio psichiatra, a cui avrebbe detto di avere appunto una bomba nello zainetto. Ancora più preoccupante il fatto che abbia affermato di volerla fare esplodere per uccidere le persone presenti. È stato quindi lanciato l'allarme, l'uomo è stato preso in consegna immediatamente dai carabinieri, scattato anche tutto il protocollo di sicurezza con l'evacuazione dello stabile e dell'intera zona in attesa che arrivassero i tecnici specializzati dal capoluogo lombardo. Ed effettivamente, come dicevamo, un ordigno, forse due, c'erano davvero, sebbene fossero rudimentali. Ciò non toglie però che potesse essere molto pericoloso nel caso di una deflagrazione. Fortunatamente tutto è rientrato quando gli artificieri in tutta sicurezza sono riusciti a disinnescare questo pacco bomba creato probabilmente con la polvere da sparo ottenuta da alcuni petardi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il quarantenne avrebbe minacciato un atto dimostrativo, in buona sostanza una sorta di vendetta. Avrebbe detto: voglio far esplodere il campo da calcio dove da bambino non mi facevano giocare. Fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi. Procediamo ora con un'altra notizia che da qualche ora a questa parte sta tenendo banco anche a livello nazionale. È una buona notizia, riguarda le bollette in tutela per l'energia elettrica che, stando le nuove dichiarazioni di ARERA, l'agenzia regolatrice per l'energia, caleranno nel secondo trimestre e caleranno anche in maniera importante. Il costo dei prodotti energetici all'ingrosso ha subito un forte calo e ciò si ripercuote anche sulle bollette, che saranno più leggere, almeno quelle in tutela, visto che il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo nel secondo trimestre si ridurrà del 55,3%. Lo ha comunicato l'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, aggiungendo che, come da decreto del governo, ha azzerato gli oneri di sistema per le generalità dei clienti gas e ha confermato il potenziamento dei bonus sociali elettricità e gas per le famiglie meno abbienti. Gli oneri generali di sistema vengono invece riattivati per tutti i clienti elettrici, comprese le utenze domestiche. Interventi che si affiancano alla conferma della riduzione IVA sulla gestione calore, sul teleriscaldamento e sul gas al 5%. Sono diversi i fattori scatenanti: la domanda europea in diminuzione, la ripresa contenuta della domanda asiatica di GNL, la ripresa a operatività o nuovi terminali di liquefazione negli Stati Uniti e di rigassificazione in Europa. Non trascurabile la variabile di un inverno mite con gli stoccaggi pieni oltre la metà. Dal 1 aprile, quindi, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo sarà di 23,75 centesimi di euro per kilowattora. Certo è che pesano ancora i forti aumenti all'ingrosso dei mesi scorsi. Nell'anno scorrevole, fra luglio 2022 e giugno 2023, infatti, ogni famiglia spenderà in energia elettrica circa 1.267 euro. Questo significa il 33,7% in più rispetto ai 12 mesi precedenti. La pagina è dedicata alla politica ora, come ampiamente annunciato da quest'oggi, anzi in realtà proprio da questi minuti. Emilio Del Bono non è più sindaco di Brescia. Alle 11.30 di questa mattina infatti si è riunito a Palazzo Loggia un consiglio comunale il cui unico punto all'ordine del giorno era la dichiarazione di decadenza di Del Bono appunto dalla carica di sindaco a seguito dell'elezione in consiglio regionale, per mettere appunto nero su bianco l'atto formale e burocratico. Ieri sera invece c'è stata una serata, un misto fra festa e commozione al Teatro d'Ermast, in cui Del Bono ha salutato, per così dire, la città. Un intervento durato circa una mezz'oretta, un discorso molto sentito e, come dicevamo, commosso, che da questo pomeriggio potete trovare anche in versione integrale sul nostro quotidiano online. Ora per il telegiornale abbiamo selezionato per voi la parte finale che andiamo ad ascoltare insieme. Io non dimenticherò mai la stagione più intensa
più faticosa, perché qualche capello bianco in più è venuto, ho un po' di energia da recuperare, un po' di anche forma fisica da riprendere, ma è anche stato il periodo più bello della mia vita politica, sicuramente. E infatti tutti citano questa frase, ma è veramente bella, quella di Abramo Lincoln, che ha detto questa frase bellissima, la quale mi ritrovo anch'io. Alla fine ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. Io credo di aver messo molta, molta, molta vita in questi anni, non sono pentito, sono molto orgoglioso di averlo fatto e sono anche consapevole che tutto ciò che ho dato è pochissimo rispetto a quello che mi è ritornato, in ricchezza umana, in sensibilità, in amore, in affetto. Voi non avete idea di quante persone, le più anonime, mi fermano per strada e mi dicono grazie. Voi avete idea che cosa significa questa cosa? Non so chi siano, mi dicono grazie. Grazie per quello che avete fatto, grazie per quello che siete stati. Per me è una cosa bellissima. È tutto il contrario di quello che, diciamo, la stampa associa alla politica. No? La politica distante, la politica noiosa, la politica rissosa, faziosa, nascosta. Io penso che si possa fare anche una buona politica e credo che noi l'abbiamo dimostrato. Vi saluto dicendovi che per me Brescia sarà sempre, sempre, sempre nel mio cuore e non potrà mai andare via, perché io faccio parte inevitabilmente, in maniera sostanziale, in maniera affettiva, insomma in grande amore alla mia città. Quindi grazie a voi che mi avete invitato. Dopo 10 anni quindi si chiude questo capitolo della politica cittadina e bisogna guardare avanti, lo si sta facendo ormai già da diverse settimane. Proprio in questi giorni però la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative entra nel vivo, si sposta dalle stanze, diciamo così, delle conferenze stampa al territorio e la campagna elettorale dei due principali candidati, Fabio Rolfi e Laura Castelletti, parte dai quartieri. Si entra in una nuova fase del percorso di avvicinamento alle elezioni comunali 2023. Il voto di maggio è ormai sempre più prossimo, così come manca ancor meno alla consegna delle liste, dei simboli e dei programmi che, come da normativa, avviene 30 giorni prima dell'appuntamento con le urne. Con lo sbocciare della primavera la campagna elettorale cambia pelle e dagli incontri di presentazione, rivolti principalmente alla stampa, si passa alle attività sul territorio. A Brescia i due principali candidati, Laura Castelletti e Fabio Rolfi, con i dovuti distinguo, hanno già più di una volta stretto le mani e ascoltato le opinioni dei potenziali elettori, ma adesso si cambia marcia. Proprio in queste ore Laura Castelletti ha annunciato un maxi tour nei quartieri in partenza lunedì, 17 tappe da qui al 10 maggio per coprire tutta la città in tandem con Federico Manzoni. Rolfi un tour nei quartieri lo aveva già avviato diverse settimane fa e oggi, dopo un inizio di campagna defilato, scende in campo anche il suo partito. Sabato infatti la Lega Bresciana ha annunciato una mobilitazione capillare con 33 gazebo in contemporanea per tutta la giornata in tutti i quartieri di Brescia. Voltiamo pagina, Bergamo Brescia 2023 che non solo è uno straordinario anno per la cultura ma pare sarà anche uno straordinario anno dal punto di vista del ritorno economico, le ricadute in particolare sul settore turistico ma non solo. Quasi 4 italiani su 10 sanno che Bergamo e Brescia quest'anno sono capitale della cultura. Sono invece 2 milioni gli italiani di età compresa fra i 18 e i 74 anni che in questo 2023 dichiarano di avere intenzione di visitare le due città con una spesa media pro capite prevista di 350 euro. E anche se la metà di questi prevede di fare un'escursione in giornata e un ulteriore 13% non sa se pernotterà o meno a destinazione, il risultato sarebbe un raddoppio degli arrivi domestici nelle strutture turistiche rispetto al 2019. Questi sono i numeri di uno studio realizzato da SVG per Confcommercio Brescia, che vuole evidenziare che straordinaria vetrina è e sarà la capitale per il nostro territorio. Nei programmi degli italiani saranno maggio e giugno i mesi ritenuti ideali per visitare Brescia e Bergamo, un periodo che tradizionalmente è foriero di visitatori grazie ai ponti, che in questo 2023 sono particolarmente clementi, essendo a ridosso dei fine settimana. L'obiettivo principale dei turisti per la metà
città è ovviamente quello di visitare musei e luoghi simbolo. Segue però a stretto giro anche la degustazione dei prodotti tipici. Per il 36% dei potenziali turisti sono poi importanti anche gli eventi organizzati. Gran parte degli arrivi, 3 su 4, sono dal nord Italia, ma è significativo anche il 18% di chi invece raggiungerà Brescia e Bergamo dal sud e dalle isole. Tornando a concentrarci sugli appuntamenti, le iniziative per Capitale della Cultura, ce ne sarà una molto speciale il 30 di aprile. Infatti in stazione a Brescia arriverà un treno particolare, indubbiamente storico come l'Arlecchino. Siete pronti per un vero e proprio viaggio nel tempo? Domenica 30 aprile arriverà in stazione a Brescia quello che indubbiamente è uno dei treni più belli della storia dei trasporti ferroviari, l'Arlecchino. Fratello minore del più capiente e celebre Settebello, l'ETR 252 è tornato sui binari per effettuare treni storici nel 2021 dopo un lungo e accurato restauro operato da Fondazione FS. L'elettrotreno farà il suo viaggio fra Milano, Brescia e Bergamo in occasione dell'anno di Capitale della Cultura, e questo significa che gli appassionati nostrani non solo potranno ammirarlo nella stazione cittadina, ma potranno anche viaggiarci fra le due città. Come detto, il viaggio completo parte da Milano, ma per i bresciani è disponibile una tratta intermedia. Stando all'orario, l'Arlecchino arriverà a Brescia alle 9.45, ripartirà poi alle 12.10 in direzione Bergamo con tappa a Palazzolo. Il ritorno sarà alle 15.40, con arrivo previsto a Brescia alle 16.36. Alle 18.15 l'elettrotreno lascerà definitivamente Brescia per tornare a Milano. I biglietti sono già acquistabili sul sito di Fondazione FS. La tratta fra Milano e Brescia costa 14,50 €, mentre quella fra Brescia e Bergamo 7,50 €. Un'occasione unica per viaggiare su un pezzo di storia riportato alla vita. Certo, non mancherà la corsa per aggiudicarsi un posto in prima fila nel salottino Belvedere. Brescia, una città sempre più cardioprotetta anche grazie alla solidarietà, è il caso di Noi per Brescia, che ieri ha donato a 4 realtà altrettanti defibrillatori. Analisi del ritmo cardiaco in corso. Io mi devo mettere non in sicurezza, toccare il paziente. Così pure tutte le persone che ci sono attorno, enunciando una filastrocca di sicurezza. Carica consigliata. Carica in corso. Sentite, carica. Allontanarsi dal paziente. Quindi via io, via voi, via tutti, allontanatevi. Effettuare la scarica adesso. Premere il pulsante arancione. Via tutti. Premere il pulsante arancione, avete sentito? Sì, scarica effettuata. In pausa. Iniziare la rianimazione cardiopolmonare. Quattro defibrillatori avete raccolto, avete acquistato per quattro realtà bresciane. Sì, l'abbiamo fatto con piacere, era il nostro scopo, vogliamo aiutare, fa parte del volontariato, che per noi è una cosa importantissima, bellissima e gratificante, e ci rende orgogliosi di soddisfare le persone e aiutarle. I proventi dove sono stati raccolti? Allora, i proventi sono stati raccolti grazie a due grandi manifestazioni che sono state fatte alla Brixia Forum, che una è stata la manifestazione dedicata ai rettili e l'altra è stata Brescia in Fermento, che è stata praticamente una manifestazione che è durata due giorni e è stata dedicata appunto alla produzione diciamo delle nostre birre artigianali del nostro posto, ecco, della nostra zona. Andiamo sempre più nella direzione di una città cardioprotetta, cioè una città che ha i dispositivi salvavita come i defibrillatori, e naturalmente a fianco dei defibrillatori bisogna anche pensare al corso di formazione per poterli usare. Quindi oggi si aggiunge un ulteriore tassello a questo percorso che viene fatto dall'amministrazione comunale, dagli singoli cittadini, dalle associazioni, in questo caso è l'associazione Noi per Brescia, che dona ben quattro defibrillatori ricavati dalle due manifestazioni importanti che sono state fatte alla Fiera di Brescia. Questa mattina, sempre al Brixia Forum, ha aperto i battenti Cosmodonna, edizione 2023. Allora vediamo il taglio del nastro. Via! E buona Cosmodonna 2023 a tutti! Seconda edizione di Cosmodonna, già vediamo un mega palco alle spalle, quindi è già una delle novità. Sì, è testimonianza che siamo più liberi di investire e far crescere questa manifestazione. Il risultato dello scorso anno ci ha spinto a crescere e questo palco un po' nella rappresentanza. Gli eventi sono ancora più importanti, abbiamo relatori e ospiti di spicco che in questa area
racconteranno diverse tematiche, dalle show cooking al beauty, al fashion, all'imprenditoria femminile, alla cultura, e allieteranno queste quattro giornate di fiera. Cosmodonna si è ampliata, abbiamo visto che comunque i padiglioni sono più ampi, quindi più espositori. Più espositori, un 43% in più rispetto all'edizione precedente. Questa testimonianza che il progetto è corretto, un progetto vincente, e le aziende dello scorso anno sono ritornate facendo eco anche per tante altre. Le tematiche sono molte, le visitatrici potranno venire in fiera, scoprire i prodotti, parlare con i produttori, acquistare direttamente in fiera, partecipare a tutta una serie di eventi e in più farsi coccolare gratuitamente nelle beauty experience. Cosmodonna è anche un momento di formazione con CFP, con le realtà di questi ragazzi che si cimentano nel mondo della cosmesi e non solo. Sì, fortunatamente anche quest'anno Cosmodonna e Mauro Grandi ha voluto la collaborazione di tutti i 19 centri di formazione professionale di Brescia e provincia. 8.500 sono i nostri studenti, qui in queste giornate arriveranno più o meno 500 studenti con 40 docenti che permetteranno a tutte le persone che vorranno di poter avere un piccolo trattamento a mani piuttosto che capelli e quant'altro. È un'occasione anche questa per valorizzare il sistema della formazione professionale e per far toccare con mano a tutti i nostri studenti cosa vuol dire lavorare nel mondo e soprattutto cercare in qualche modo di essere utili sostanzialmente a un progetto come quello di Cosmodonna. La nostra pagina sportiva ora, e prima di approcciarci all'avvicinamento per quanto riguarda la partita di domani del Brescia Calcio che ritorna dopo la pausa contro l'Ascoli, ci spostiamo per qualche secondo sul nostro quotidiano online www.laibrescia.tv per una notizia che riguarda la pallanuoto, un rinnovo di contratto importante, come si suol dire, di peso in casa AN Brescia. Si tratta di Jacopo Alesiani che rinnova per altri 3 anni con le calottine bianco-blu, quindi si tratta anche di un rinnovo di una colonna ormai da 4 anni della AN Brescia, come Jacopo Alesiani, che come ben sappiamo è anche il vice capitano dei Leoni alle spalle dello storico capitano Cristian Presciutti. Siamo molto contenti di annunciare questo rinnovo, ha detto il vicepresidente dei Leoni Alessandro Morandini. Jacopo ha aderito al nostro progetto e noi siamo certi che si tratta di un giocatore che ci può garantire continuità in quello che è un progetto in crescita. La società ha riposto tanta fiducia in me, le parole invece del giocatore, di Jacopo Alesiani: come ogni anno qui c'è un grande progetto e ogni anno c'è l'ambizione di voler vincere un trofeo, sono onorato di giocare per questa società, ora la concentrazione tutta sul finale di stagione perché vogliamo toglierci qualche soddisfazione, speriamo che queste soddisfazioni arrivino così come magari anche un trofeo. Come promesso ora ci concentriamo sul calcio, sul Brescia Calcio che torna a giocare dopo la pausa, un momento che come ben sappiamo è molto molto difficile, un Brescia ultimo in classifica che domani alle 14 va ad Ascoli per affrontare una squadra ferita, reduce da 3 sconfitte, che quindi in casa vorrà sicuramente provare a fare bella figura, a vincere davanti ai propri tifosi. Allora ascoltiamo un estratto dalla conferenza stampa prepartita di Daniele Castaldello. C'è un po' di sconforto quando non si riesce a vincere, però io vedo una squadra che quando entra in campo ha voglia di lottare, ha voglia di provare a vincere, con i suoi pregi, i suoi difetti, i suoi limiti, tutto quello che volete, ma da questo punto di vista non posso dire niente ai ragazzi, perché quello che gli ho sempre chiesto e quello che hanno dimostrato mi rendono orgoglioso, mi hanno reso orgoglioso finora e continuerò a chiederlo e continuerò a battermi per questa cosa qui, perché non penso di avere l'esperienza del grande allenatore, per cui da questo punto di vista magari ho qualche difetto anch'io, però come ho sempre detto, dentro ho tanto da trasmettere e è quello che sto cercando di fare con tutti i ragazzi. Mi aspetto una partita sporca, perché abbiamo guardato l'Ascoli, è una squadra intensa, soprattutto in casa, partirà molto forte. Vengono da 3 sconfitte, per cui giocano in casa, vorranno sicuramente vincere. Noi dobbiamo andare lì a giocare con grande intensità, cercare di battere colpo su colpo e non farci schiacciare, sicuramente. Non è nella nostra mentalità, non è quello che io voglio trasmettere alla squadra, perché credo che questa squadra del potenziale sia fisico che tecnico per poter fare risultato sabato. E dico questo perché se vado a vedere le ultime 5 partite
ce la siamo giocata con tutti quanti, per cui andremo ad Ascoli per fare la nostra partita e per cercare di portare i punti. E una pausa non se la sono presa solo i giocatori del Brescia Calcio, se l'è presa anche la squadra di Diretta Stadio, che però torna domani puntuale alle 13.30. La speranza è l'ultima a morire, si dice, anche se di speranza davvero bisogna averne tanta per tifare Brescia in questo periodo. Valentina, noi torniamo però in onda. Eh sì, un altro appuntamento imperdibile che speriamo metta fine a queste sofferenze. Sabato 1 aprile a partire dalle 13.30 per Ascoli Brescia. E speriamo che ad Ascoli venga il pesce d'aprile per la formazione biancoazzurra, reduce da un KO pesantissimo contro il Genoa in casa, ma soprattutto da una pesantissima situazione di classifica. Noi come sempre ci saremo, io, Valentina, tutta la nostra squadra di Diretta Stadio, insieme a voi per credere ancora nella possibilità di giocare il prossimo anno in Serie B. Vi aspettiamo. Non mancate. E forza Brescia. Sempre. Grazie mille Fabio, grazie mille Valentina. Allora appuntamento domani 13.30, ritorna anche Diretta Stadio. Intanto il telegiornale si ferma qui, ma le notizie continuano come sempre ad aggiornarsi su www.laibrescia.tv, il nostro sito internet sul quale vi porto per un'ultima volta, solo per ricordarvi che oltre alle ultime news trovate anche la diretta in streaming di Live in questo piccolo box e se volete anche i banner per iscrivervi ai nostri canali Telegram, Live Brescia News e Live Brescia Sport. Grazie per averci seguito anche quest'oggi. L'informazione in TV come sempre si rinnova questa sera a partire dalle 19. Nel frattempo a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.